Amici di BuonTV, oggi vi abbiamo portato nel cuore della Toscana, fra antichi castelli, filari e pieve romaniche, nel luogo dove è nato il Chianti Classico. Ci troviamo a Gaiola in Chianti, in provincia di Siena, un piccolo centro che segue la valle del torrente Massellone. La storia di Gaiole è strettamente legata alla sua posizione di nodo viario nelle comunicazioni fra il Chianti e il Valdarno Superiore. Grazie a ciò divenne sede del mercato dei vicini castelli. Pensate che il mercato di Gaiole è citato in atti notarili fin dal 1215. Nel 1300 Gaiole entrò a far parte come terziere della Lega del Chianti, insieme a Castellina in Chianti e Radda in Chianti. Gaiole fu a lungo terra di confine fra Siena e Firenze, posizione che la videro zona di contesa fra le due potenze toscane fino alla definitiva vittoria di Firenze su Siena nel 1555. Il paese è immerso in un paesaggio stupendo, circondato da zone boschive e colline soleggiate, dove da secoli avviene la coltivazione della vite. E proprio qua, a Gaiole in Chianti, il barone Ricasoli inventò la formula del Chianti Classico. Era il 1872. Michele Pescini, sindaco di Gaiole in Chianti, ci può parlare un po' di questo paese e che ruolo ricopre il turismo legato alla gastronomia e al vino? Fondamentale sarebbe poco, perché in realtà questo è un paese che vive di turismo e di agricoltura e di vino. L'enogastronomia forse è il settore che più tira in Italia, in Toscana e nel Chianti in particolare. Da noi è quasi esclusivo, ma in effetti è un'eccellenza, è esclusivo proprio perché è un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale, quindi ci teniamo ovviamente tantissimo. Quanto sono importanti iniziative private come quella di Capannelle per arricchire il calendario estivo di questi centri? Oggettivamente tanto, ma soprattutto perché loro sono l'anima di questo territorio. Alla fine i turisti che vengono qua non devono vivere una realtà artefatta, devono vivere l'atmosfera che si vive qua. Posso dire che nella nostra attività amministrativa abbiamo sempre puntato a migliorare la qualità della vita di chi vive qui tutto l'anno, proprio perché questo fa sì che chi viene poi a visitarci riesca a vivere la nostra atmosfera, non qualcosa di costruito. E la nostra atmosfera è fatta delle nostre aziende. Oggi a Gaiole in Chianti è un giorno di festa perché l'azienda agricola Capannelle ha organizzato un evento che coinvolge tutto il paese, richiamando esperti di vino, appassionati o semplicemente curiosi da tutta l'Italia e non solo. Siamo in compagnia del direttore commerciale di Capannelle, Emanuele Verdelli, che ci spiegherà come si svolgerà questa giornata. Sì, praticamente noi a Capannelle tutti gli anni organizziamo la festa del Cavò, che è una stanza particolare a cui noi teniamo molto, che è un po' la cassaforte della nostra cantina, il cuore della nostra cantina. E per i nostri clienti che ospitano i nostri vini all'interno del Cavò, noi praticamente ogni anno organizziamo una festa. Devo dire che a Capannelle teniamo molto a un discorso, ovvero che noi siamo l'azienda più vicina alla piazza di Gaiole in Chianti. E vogliamo bene a questo paese perché comunque Gaiole ci ospita. Gaiole è anche un paese famoso nel mondo perché ha dato i natali alla ricetta del Chianti Classico e ci sembra doveroso rendere onore a questo paese organizzando la prima parte della nostra festa nella piazza principale del paese. Ogni anno cambiamo il format, quest'anno ci siamo inventati questa prima degustazione bendata aperta al pubblico. Parliamo anche un po' di Capannelle e facciamo un salto indietro nel tempo, quando nel 1974 l'allora quarantenne Raffaele Rossetti acquistò un casale seicentesco nel Chianti e lo ristrutturò. Sì, praticamente Capannelle deve tutta la sua particolarità a questo primissimo personaggio, Raffaele Rossetti, che nel 74, come hai detto giustamente te, ha deciso di fare una scommessa nella sua vita, quindi lasciare la città per venire a vivere a Gaiole in Chianti. Non erano tempi belli per i Chianti allora, ricordiamocelo, Chianti era soprattutto un vino alimento, quindi un vino di quantità più che di qualità. E lui invece, insieme a altri colleghi della zona, si è portato avanti, ha fatto del Chianti Classico un vino di qualità, di altissima qualità, tanto che il mondo ce lo richiede adesso dappertutto. Capannelle nasce così, sull'illuminazione di questo personaggio. Da lì poi c'è stato tutto uno sviluppo, il nostro fondatore nel 97 poi ha passato la mano all'attuale proprietario, il signor Sherwood,
che è un'altra persona estremamente importante per noi, perché ha dato all'azienda un carattere mondiale, quindi ha reso quello che era conosciuto nelle province a noi vicine conosciuto in tutto il mondo, quindi un'impostazione industriale importante legata però a una piccola cantina artigianale. Sì, infatti cambia il proprietario, però non cambia il DNA dell'azienda grazie appunto alle scelte lungimiranti di Sherwood. Sì, Sherwood è stato estremamente abile perché chiaramente ha capito che non c'era nulla da cambiare, ma c'era semmai da dare ancora più sviluppo a delle idee bellissime di Raffaele Rossetti. E quindi si è permesso, come dice lui, di mettere così appunto certe cose che potessero sdoganare Capannelle e renderla famosa in tutto il mondo. Oggi Capannelle lavora e vende i propri prodotti in circa 35 paesi nel mondo, pur essendo una cantina, ribadisco, molto piccola, perché la nostra produzione sono 80.000 bottiglie di vino, quindi è una rarità, ecco, anche trovare una nostra bottiglia. Devo dire che è una rarità, spero, ben accolta poi dal palato delle persone. Parlavamo di una gara, Cristiano, come si svolge e cosa ci sarà in palio? E adesso è il momento divertente, perché ci sarà una degustazione alla cieca che durerà più o meno un'oretta abbondante, nel corso della quale saranno assaggiati 5 vini. Sono 5 vini importanti, rappresentativi di territori altrettanto conosciuti e valenti nel patrimonio del vino mondiale. E chi parteciperà, chi si è iscritto, tra l'altro 100 persone, quindi già un numero consistente, il gioco si fa interessante, dovrà riempire una scheda dando indicazioni precise e mirate su quel vino. Chi avrà la capacità, la fortuna, oppure entrambe le cose, nel azzeccare più cose possibili, più situazioni esatte legate al vino, avrà in premio un qualcosa di interessante, ovvero un soggiorno all'azienda, quindi qui a Capannelle, e in più un 5 litri, quindi un grande formato di uno dei vini alla cieca in degustazione. Degustazione alla cieca, che non significa che la gente è bendata. No, anche perché trovare 100 bend era un problema. Quindi è meglio bendare i vini e le etichette, quindi non sapranno quello che andranno a degustare. Questa è la bellezza del gioco. E questo è anche un valore aggiunto perché? Perché così si esalta la qualità del vino stesso. Non conoscendo l'etichetta non si ha preconcetti, pregiudizi e non si è comunque influenzati. Quindi sarà il giusto valore, il reale valore al vino. Abbiamo una giuria formata da 5 sommelier di 4 delegazioni AIS a noi vicine, quindi praticamente abbiamo il meglio del meglio a livello di sommelier, e loro stessi introdurranno uno per uno il vino che avete nel bicchiere. What do you think about this wine? This is a wine I drank in my life once a time before, so I think I knew what it is. It's a big wine from a grape who does not come from Italy. Okay, but it's possible that it's a German wine. It may be a German wine. It may be a Riesling. It may be a Riesling, not in Barrique, not in Legno, solo Acciaio. And I hope I have right. Allora, caratteristica principale di questo vino? Caratteristica è un vino leggero. Forse non italiano, sentore di agrumi, anche se sembra dolce all'impatto, però c'è comunque un'acidità importante. Sì. Cosa ne pensa di questo vino? Un ottimo vino, a mio avviso tedesco, della Mosella. Noi siamo per un vino italiano, quasi sicuramente. Diciamo che abbiamo avuto dei dubbi. Lei è per il Sudafrica, io sono per un vino invece del nord-est Italia. Sì. Però siamo talmente convinti che ho paura che sbaglieremo. Allora, una domanda adesso la faccio io. Uvaggi del Chianti? Sangiovese. E poi abbiamo il Canaiolo del Chianti, cioè del Chianti classico. Il vecchio formulario del Chianti classico. Sangiovese, Canaiolo, suggerisci Malvasia, Nebbiolo, Trebbiano. Allora, colore non ha una grossissima intensità,
ma allo stesso tempo non è nemmeno troppo scarico. Parla di evoluzione perché c'è una sfumatura un pochino aranciata nel bordo. Stanno prendendo tutti appunti. E in bocca, ora sicuramente dirò una cavolata infinita, però ci sento tanta toscanità data dalla freschezza gustativa, quindi da questo nerbo acido, da questa salivazione che me lo fa bere bene, che mi ricorda un po' casa mia. Qualche impressione su questo vino? È buonissimo, molto buono, ce ne vorrebbe ancora un pochino. Principali caratteristiche, italiano, non italiano? Ma sembrerebbe italiano, sì, ma molto, molto pieno, vecchio sicuramente, maturato molto bene. Da Colle Valdelsa qui a Gaiole in Chianti per fare questa degustazione? Beh, tutti gli anni quasi, è un obbligo venire a Gaiole con questa splendida azienda come Capannelle. Un'iniziativa che ogni piccolo borgo nel Chianti dovrebbe fare. Ma voi siete qua per una degustazione seria o per un aperitivo di qualità? Tutte e due. Degustazione seria, i primi quattro vini, poi aperitivo di qualità con gli ultimi. Sì, sì. Come stai vivendo questa attesa? Sono un po' emozionato perché non so sicuro se sono arrivato primo o secondo. Ho provato, vediamo, sono tranquilla perché sicuramente non avrò preso neanche uno, però i vini comunque sì, erano molto buoni. Le è piaciuta l'iniziativa questa di Capannelle? Molto carina, interessante, coinvolge tutti e diventa un momento diverso, divertente, molto 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 bravi. La giuria sta lavorando a ritmi frenetici e adesso siamo in attesa del responso. Prima di svelare chi ha vinto la degustazione, sveliamo i vini. Allora, Riesling, e qui c'eravamo, Mosella, annata 2014, e indicazione 9 in alcol, acciaio. La bottiglia rimane qui. Secondo vino, più difficile e complicato, Val d'Aosta, quindi Le Crête Chardonnay. Questa è la Cuvée Bois. Quindi era Chardonnay, nord-ovest Italia, annata 2014 e l'affinamento era comunque il legno. Terzo vino, chi non l'ha preso è licenziato e non verrà mai più invitato, 99 Solare, quindi non aggiungo altro, lo conosciamo tutti. Ok. Quarto vino, Spagna, Rioja, Lopez de Heredia azienda, Vigna Tondonia 2004 e l'ultimo vino era un francese, è Gros La Rose, quindi siamo Saint Julien, il Gauche. Annata 2007 e quindi anche qui assemblaggio, prevalenza Cabernet Sauvignon, alcol 12,5. Il vincitore è Paride Di Paolo. Ci abbiamo provato e sono venuto qui, sono stato contento di essere venuto e soprattutto di aver partecipato alla manifestazione. Alla fine non è una vittoria mia, è una vittoria della scuola dell'AIS che mi ha dato i rudimenti e i principi fondamentali per imparare a degustare. Sì, infatti diciamolo, te non sei solo un appassionato di vino, possiamo definirti esperto. Esperto no, è soltanto una passione che coltivo grazie agli insegnamenti di tante persone. L'AIS dà tanto sia in termini di cultura sia in termini di insegnamento per la degustazione del vino. E adesso come spenderai questo primo premio? Un'idea, già ce l'avrei. Siamo in compagnia di Simone Monciatti, l'enologo di Capannelle da ormai 32 anni. Allora Simone, ci troviamo a Gaiole in Chianti, quindi nella zona dove è nato il Chianti. Quindi ci dici due caratteristiche del territorio e anche quindi le caratteristiche dei vini? Sì, questa è la zona tipica del Chianti, ci troviamo a circa 400 metri sul livello del mare. Il terreno è un terreno molto, molto particolare, ha una struttura piuttosto sciolta, nel senso che ci sono molti sassi, quindi drena molto,
e l'origine del terreno è di tipo galestroso, quindi c'è la presenza di galestro, quindi anche di elementi molto interessanti come il ferro, il magnesio, lo zinco, che sono elementi molto importanti nella creazione, nella produzione degli aromi durante la fase di sviluppo della pianta e quindi poi il trasferimento di queste particolarità dalla pianta al frutto e poi al vino. Vogliamo fare un excursus un po' di tutti i vini Capannelle? Sì, partiamo da quelli più semplici, appunto oserei mettere come classifica il primo più semplice, il rosato, che io definisco l'altra faccia del Sangiovese, cioè il rosato anche questo appunto è fatto da Sangiovese, proveniente da un'altra zona dove i vini vengono molto più fini, le uve maturano con una certa difficoltà, diciamo sono un pochettino, tendono a maturare un pochettino più tardi, e questo rosato è uno dei vini più semplici. L'altro vino, direi un pochettino più importante, ma non secondo a nessuno, è lo Chardonnay. Sullo Chardonnay ci siamo impegnati moltissimo, abbiamo addirittura un appezzamento dedicato specificatamente allo Chardonnay ed è una valorizzazione del nostro Chardonnay tradizionale che nasce nel vigneto Vigna Oro, dedicata solo e esclusivamente allo Chardonnay. Poi abbiamo gli altri appezzamenti con il Sangiovese, che ovviamente proviene da diversi cloni perché abbiamo studiato un attimino le caratteristiche dei terreni, trattandosi di tre zone e di tre colline un attimino diverse, anche sempre se poste nello stesso territorio. E poi abbiamo la Malvasia Nera, un pochettino tardiva, è un vitigno importante, riesce a dare al Sangiovese una certa struttura, un certo quadro acido, e quindi con questo connubio Sangiovese-Malvasia Nera abbiamo fatto per la prima volta nel 1990 il Solare, che è stato un vino piuttosto interessante e che è cresciuto e si è evoluto negli anni con l'azienda. Il 2014 non è stata una grandissima annata per i vini rossi, subito però compensata dal 2015. Per il 2016 invece possiamo già fare qualche previsione? Allora, chiedere a un enologo di fare delle previsioni è sempre estremamente complicato. Relativamente al 2014 l'annata la conoscono un po' tutti, ci sono stati tutta una serie di problematiche. Il 2015 invece vorrei dire una piccola parola sul 2015, è stata un'annata molto importante per tutta l'enologia, oserei dire, del centro Italia, ma anche a livello nazionale, perché ci ha riportato a vinificare i prodotti di qualche anno fa, quei prodotti dove c'era un equilibrio fra solvente e soluto, cioè fra la parte liquida e la struttura dei vini, c'erano le acidità, c'erano le gradazioni alcoliche. Io ritengo essere veramente stata una grande annata. Quindi se c'è uno spazio in cantina per gli amanti del vino, uno spazio per il 2015 ci vuole. Tenete uno spazio anche per il 2016. Dicevamo, Simone, massima attenzione e cura in vigna, mentre in cantina c'è tradizione e innovazione. Sì, qui ci troviamo nella cantina di Capannelle, questa è la barriccheria, e è per noi abbastanza importante, molto importante, ha sempre avuto è stata sempre molto rilevante. È completamente scavata nella roccia, in questo galestro, in questa condensazione, diciamo, di sabbia, questa roccia che filtra molto bene l'acqua, e quindi abbiamo un livello di umidità piuttosto elevato. Siamo stati anche fortunati perché è una condizione ideale per la vita e la longevità delle barrique. La capacità di questa barriccheria è di circa 300 barrique, noi siamo una piccola azienda, e qui praticamente vengono ad essere invecchiati i Sangiovesi che vanno poi a comporre il Solare e il Sangiovese del 50-50. Per quanto riguarda il Chianti Classico, il vino non fa legno piccolo, quindi non fa barrique, e viene invecchiato e levato in botti più grandi, quindi non tocca questo ambiente e questa stanza. Ci siamo spostati nella bottiglieria, qui ci troviamo al di sotto del giardino dell'azienda agricola Capannelle, e questa è un'area davvero unica nel suo genere. Sì, questa è un'area unica, una cosa molto importante per quanto ci riguarda. Siamo circa 3 metri sotto il livello del suolo, a temperatura controllata e quindi anche con un ambiente abbastanza costante in termini di umidità e di temperatura.
È una fase molto importante, alla quale noi teniamo moltissimo. È la fase in riduzione, i vini hanno fatto tutta la loro fase ossidativa da quando, dall'uva fino alla vinificazione e al completamento di tutte quelle che sono le fasi biologiche del vino. Viene invecchiato in barrique, come abbiamo visto, o in botti grandi, dopodiché viene imbottigliato e portato in questo ambiente. In questo ambiente rimane minimo un anno e questa è una fase dove l'ossigeno non ha più nessun potere per quanto riguarda l'evoluzione del vino oltre un certo limite e quindi si ha la formazione di tutti quegli aromi che vanno a creare il bouquet del prodotto. Per la seconda parte della giornata ci spostiamo verso la villa padronale, arredata con eleganza secondo lo stile delle case coloniche toscane. Capannelle, infatti, oltre ad azienda agricola, è un meraviglioso hotel a 5 stelle, Wine Resort. Dalla splendida terrazza e dalla piscina panoramica, la vista si perde fra le mille sfumature di verde del territorio chiantigiano, cadenzato da abeti e filari. La struttura è composta da 5 camere, 4 standard ed una suite. Tra le novità, la sala di degustazione e la cucina professionale in marmo e inox, dove periodicamente rinomati chef si dilettano nell'affiancare la loro arte in abbinamento ai vini di Capannelle. Il vino infatti si esalta con il cibo a cui è abbinato, così come un piatto è valorizzato dal giusto calice che lo accompagna. Punto fondamentale per Capannelle è l'ospitalità, il fatto di far sentire i clienti a proprio agio pur in un ambiente raffinato ed elegante. Esatto, è proprio questa quella che l'atmosfera che vogliamo dare e far vivere a tutti gli ospiti che sono qua da noi. È quello di sentirsi a casa ma allo stesso tempo circondati da prodotti di eccellenza, quali sono i vini che tentiamo di produrre qua in azienda. Chi sceglie la Toscana e chi sceglie Capannelle? Che cosa cerca? Ma cerca innanzitutto il bere bene, il cibo e sicuramente l'ospitalità che è accoglienza tradizionale, quindi un'esperienza che sia un'esperienza di vita reale. Ogni anno, in occasione della festa dell'azienda, viene estratto a sorte un paese fra quelli in cui Capannelle esporta i suoi vini. Quest'anno la De Abbiendata ha premiato la Finlandia ed è per questo che è stato invitato uno degli chef più talentuosi finlandesi, Kasper Salomaki. The course I present, the first course was Arctic char with scallops and a little bit of fennel and cucumber. Second course was tartar, veal tartar, with tomato in different ways, basil and truffle, a little bit like Italian twist. The main course was reindeer, veal sweetbreads, beetroot in a few different ways, sepp mushrooms and lingonberry sauce. The dessert was yogurt panna cotta with strawberries, strawberry sorbet, mint cake. Among Capannelle wines, which is your favorite one and how do you pair it? Well, maybe 50-50 or something, which I like mostly, with the main course, I think, with meat. Finnish customer, would you like tasting red or white wines? Well, it depends on the person, totally. Okay. I think so, but everybody has their favorite choice. And you? Me? Well, whatever is best for the good course, so... That's what I think, always find the best match for the best dish. Do you think that Italian wines are a good pairing with the Finnish meals? They are a perfect pairing. We love Italian wines and that is why we are here. We think that Finnish food and Italian wines are a perfect match. I'm such having a great time. I mean, this is unbelievable. Tasting such unbelievable wines in the garden, it's just a great experience for me. It started in the square, which was the first experience for me, tasting wines in the middle of a village was great. What was really great was we were not just tasting Italian wines, we were drinking international wines, and I think that's a great thing to do. But now, tonight, sitting here in Capannelle Garden and tasting those wines, which I love, it's just a great experience. So I'm really delighted to be here. What is your first image if you think about Tuscany?
Tuscany is paradise. You know, Tuscany is paradise in the world. So there is the world, and Tuscany is paradise. Sun. Love. Among Capannelle wines, what is your favorite? I really like the Chianti. Chianti? Yes. I think that we love Solare, the red wine Solare. It's just perfect. We have actually named our boat according to Solare, so that it's really our favorite wine. The Solare 2001. Allora, nel piatto ha una renna. L'ha mai assaggiata prima? La renna non l'ho mai assaggiata, di solito mangio Babbo Natale. Simone Carresi, presidente di IVV, IVV appunto è sponsor della serata. Eventi come questi servono anche a promuovere il territorio? Certo, noi con Capannelle chiaramente abbiamo una partnership che oramai dura da molti anni, sia per una comunanza, sia IVV che Capannelle chiaramente facciamo eccellenza, sia per, chiaramente, come diceva lei, per quello che è la vicinanza al territorio. Quindi questa partnership che ormai appunto va avanti permette chiaramente di valorizzare quelli che sono entrambi i brand. Nell'attesa del prossimo piatto e di continuare la cena, approfittiamo di questa pausa per fare l'estrazione del paese che darà il tema l'anno prossimo. And Inga? Francia! France! Vedo che ogni anno si cresce sempre di più, questa cosa a me fa molto piacere e spero che, insomma, nel futuro potremo raccontare, insomma, cose più belle, perché anche oggi è stata una manifestazione con la Finlandia positiva. Abbiamo fatto una degustazione meravigliosa, tanto pubblico e molto interessato, e spero che molti giovani si avvicinino ancora di più al mondo del vino, perché abbiamo bisogno, l'Italia ha bisogno di questa vicinanza al territorio, al mondo del vino. Per i vini di annata e per la conservazione delle verticali dei clienti più esigenti è stato realizzato un vero e proprio cavò blindato che ospita 8.000 bottiglie. La temperatura e l'umidità sono costantemente controllate e registrate da uno strumento certificato. I grafici settimanali sono custoditi in azienda e sono a disposizione per la verifica delle condizioni di conservazione. Manuele, adesso andiamo a scoprire la stanza più interessante, dai, di Capannelle, perché questa è una stanza veramente unica.
Questo è il simbolo di Capannelle, è il motivo per cui stasera ci siamo impegnati per regalare una bella serata ai nostri amici che ci seguono in maniera particolare, che ci vogliono bene e che pensiamo di poter continuare a servire nel miglior modo possibile. Questo è il nostro cavò, è la cassaforte di Capannelle, qui dentro ci sono i nostri tesori. Lasci a me l'onore? Bene. Qui ci sono i vini dei vostri clienti migliori, ma non è solamente un modo per tenere i vini, è anche una sorta di fidelizzazione con i clienti. Sì, in realtà non è nemmeno tanto un discorso appunto di clientela, è più un discorso di amicizia, cioè qui la scelta di entrare nel cavò è reciproca, non appartiene né a noi come azienda né al cliente che decide di sposare questa causa. È un'unione di intenti, è la volontà di stare insieme a noi, di venire durante l'anno a trascorrere qualche ora a Capannelle, e onestamente queste persone che sono qui dentro al cavò prima di tutto sono i nostri migliori ambasciatori, sono persone che dopo essere venute a Capannelle sanno raccontare Capannelle meglio di nessun altro. In questo momento abbiamo una trentina di cavoisti, come li chiamiamo noi, e la maggior parte stasera era qui alla nostra festa e ci seguono con piacere, noi seguiamo le loro sorti con grande attenzione e ci fa piacere soprattutto dedicare a loro certe annate, certi formati dei nostri vini, perché insieme a loro costruiamo qualcosa di esclusivo. Il cavò vuole essere assolutamente l'esclusività di Capannelle. E respirando la magica atmosfera di Capannelle, con un bicchiere in mano e un sorriso in volto, ogni pensiero e preoccupazione può aspettare domani. Si spegne anche la decima candelina sul raduno del cavò, ma il tempo può trascorrere purché lo si assapori in compagnia degli amici.